Dalla lettera di San Paolo Apostoli ai Galati. Fratelli, 14 anni dopo la mia prima visita, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi, aveva agito in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me a Barnabal la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò tirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti, Se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei Suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i Suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, di te, Padre, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, Perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.